Apprendisti piromani, vandali urbani sotto accusa mussolente, ora che il sindaco Cristiano Montagnier, grazie alle indagini dei carabinieri della stazione di Romano, è riuscito a stringere il cerchio dopo alcuni episodi di degrado avvenuti in un parco della cittadina dell'area del Bassanese. Una pianta bruciata, scritta a vernice spray su un chiosco bar interno all'area pubblica, rappresentano i due fatti più recenti entrati nelle pagine di cronaca, con successive denunce contro ignoti presentati dal primo cittadino. Due gli indagati, ad un mese di distanza dall'ultimo fastidioso episodio, vale a dire una coppia di minorenni di 15 anni, amici tra loro, residenti in paese, che si erano fatti beffe della vicinanza del parco proprio con la sede comunale, oltre che delle scuole dell'obbligo sul lato opposto di loro, si occuperà il Tribunale per i minori di Venezia. A renderlo noto il comando bassanese dell'arma, facendo riferimento ai reati di presunto danneggiamento a seguito di incendio e imbrattamento di cose altrui. Riguardo alle date salienti, risale alla sera di domenica 22 gennaio l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno avviluppato una pianta di palma cresciuta all'interno del Parco della Vittoria. Solo nei giorni successivi, a distanza di 48 ore, la comparsa di frasi scritte a vernice spray di colore viola nella stessa area di verde pubblico, a venire presa di mira alla sede di un piccolo chiosco posto al centro del parco. Per questi fatti e per altri atti di vandalismo accaduti nel corso dei mesi, il sindaco Cristiano Montagnier, chiaramente indispettito per la mancanza di rispetto per il bene comune e per tutelare la cittadinanza dai danni subiti, si era rivolto alle forze dell'ordine. Non è mancato in questo caso l'assist offerto dalle testimonianze di cittadini ben più maturi e responsabili rispetto agli autori degli atti vandalici. La doppia bravata costerà ai due giovanissimi e alle loro famiglie una trafila giudiziaria.